Mi diria che il futuro della lenga piemontese è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Questo lavoro per me è il lavoro più bello del mondo, con tutte le difficoltà che ci sono. Abbiamo passato un periodo dove questo territorio è stato veramente massacrato. Devo dire che ultimamente, per fortuna, questa moria sembra sia finita e si stia veramente cercando di fare qualcosa per poter almeno rilanciare un pochettino questo territorio. Un territorio dove comunque la cultura del tessile ce l'hanno i figli, ce l'hanno le persone che comunque nascevano già con questa cultura qua e che per un certo periodo purtroppo si è persa. Devo dire che in questi ultimi anni si sta cercando di rilanciare e rivalutare un pochettino tutto questo, il sistema. Ci andrà ancora del tempo, però perlomeno un pochettino si è voltato pagina. Ci troviamo nel cuore del Biellese, ad Andorno Micca, in una zona prevalentemente tessile, dove c'è la Iride SRL, che è una tintoria finissaggio tessuti. Iride si occupa della nobilitazione dei tessuti, è un'azienda che lavora con Toterzi, con dei partner importanti che comunque sono clienti principali dell'azienda, dove il tessuto entra a greggio e poi viene preparato, tinto, finito e nobilitato. Il tessuto greggio viene praticamente lavorato a seconda delle esigenze del cliente, quindi comunque se uno vuole fare un cappotto si folla, si garza, si fanno queste lavorazioni. Alla fine di tutti i passaggi che vengono fatti all'interno dell'azienda, il tessuto andrà direttamente ai confezionisti per essere confezionato per fare i capi che si vedono nei negozi in tutto il mondo. La lana è la nostra fibra principale. Devo dire che in questi ultimi anni è cresciuta tantissimo, abbiamo la certificazione GOTS per quanto riguarda il discorso della tintura naturale. Abbiamo anche una linea di tintura naturale dove andiamo a tingere soltanto esclusivamente con coloranti naturali, quindi estratti dalle piante, la cocciniglia e tutti questi prodotti qui. Il tessuto viene sia preparato che tinto in modo completamente naturale. È una cosa che comunque io credo tantissimo, spero che negli anni mi porti anche tante soddisfazioni. Secondo me, per rendere sostenibile la lana, l'azienda deve avere certi requisiti. Comunque non si ferma soltanto il discorso del naturale, vuol dire che comunque l'azienda deve essere a posto con tutte le normative che ci devono essere per quello che riguarda gli scarichi, per quello che riguarda l'acqua, per quello che riguarda tutto l'ambiente di lavoro, tutte le certificazioni. Di conseguenza, poi oltre a quello, c'è tutto il discorso dei coloranti naturali. In questi ultimi un paio d'anni diciamo che è alla ribalta per tutto quello che riguarda la sostenibilità. Tutti adesso si stanno capendo che comunque bisogna andare verso quella direzione lì. L'Italia che cambia dovrebbe essere l'Italia che comunque porta un futuro ai giovani, che abbia voglia di crescere. Bisognerebbe essere più sensibili a quello che riguarda il lavoro imprenditoriale, dove comunque le difficoltà sono enormi
e tante un po' si potrebbero anche risolverle, però l'Italia deve cambiare e deve dare sicuramente spazio ai giovani. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.